sentivano incapaci di chiudere una relazione senza capire il perché, perché di amori infelici ce ne sono, li abbiamo attraversati tutti, diciamo che si possono chiudere più o meno drammaticamente, ma le relazioni, le dipendenze affettive sono storie molto diverse dagli amori infelici, perché sono ossessioni da cui ci si libera con grande difficoltà, con grande fatica, con grande dolore, alle volte non ci se ne libera mai, e a un prezzo, a un costo altissimo. Beh, sono tutte davvero molto simili, molto, cambiano gli scenari, può cambiare la classe sociale di chi te lo racconta. Mi hanno scritto donne che, addirittura mi ha scritto una che era capitano di una nave, mi ha detto: io ho 100 uomini sotto di me a cui do gli ordini e sono stata succube di un uomo per 10 anni. E poi magari invece c'è una donna, ci sono donne più semplici che fanno le casalinghe, cioè davvero uomini, c'è anche hanno scritto uomini, relazioni omosessuali, addirittura amicizie in cui si creano dipendenze affettive molto molto dolorose e vincolanti. I denominatori comuni sono allora intanto l'inizio, che è sempre caratterizzato da una fase idilliaca, cioè il modo in cui iniziano queste relazioni non è il modo in cui iniziano le altre relazioni. Tutti quando ci innamoriamo siamo infatuati, farfalle nello stomaco, insomma tutte queste, questi banali passaggi retorici, queste sono davvero, cioè quando parliamo di love bombing intendiamo l'inizio delle relazioni di questo tipo, cioè troviamo una persona che ci travolge, che ci seppellisce di attenzioni, di amore, di bisogno costante di sentirti, di telefonarti, persone che non riescono ad accettare il fatto che tu per 10 minuti magari ti vada a fare, non so, la manicure e non sia in grado di rispondere, e quindi entrano, no, dove eri? Mi sei mancato, sentivo che la mia vita non aveva più senso per 10 minuti, quindi tu ti senti protagonista di una storia incredibile, con una persona che ha delle attenzioni per te mai avute nella vita, e questo è l'inganno e l'abbaglio iniziale. Questo passaggio è quello che tu cercherai di riavere per tutta la durata della storia, nonostante tu lo perda dopo pochissimo tempo, perché un altro denominatore comune di queste storie sta nel fatto che dopo pochissimo c'è un episodio che io chiamo l'innesco, che svela la vera direzione di queste storie. Tutti noi che abbiamo attraversato, non so quante persone ci sono in questa sala che l'hanno attraversato, una dipendenza affettiva, si ricordano un episodio, un passaggio, una cosa che segna il giro di boa, qualcosa che cambia decisamente la direzione di questo rapporto, che in qualche modo è sconvolgente. Nel mio caso è una banalità, è un tappo di una morbidente. Io ero andata a vivere da lui mi aveva accolta nella sua casa, io mi sentivo una privilegiata perché lui mi aveva presa, uso questo termine perché era quello che usavo per raccontare, mi ha presa con un bambino separata, in un'altra città, senza sostanzialmente arte né parte, mi ha portata a casa sua, insomma io faccio una lavatrice mentre lui non c'era, lui torna dal lavoro, erano i primissimi giorni di convivenza. Entra nella sala lavanderia, guarda la lavatrice e mi dice: non hai avvitato il tappo dell'ammorbidente. E io gli dico: ah vabbè, ok, scusa, guarda, la prossima volta lo avviterò. No, scusa un cazzo, poteva cadere per terra, visto insomma le vibrazioni che emette la centrifuga, e si poteva rovesciare tutto per terra. Vedi di stare più attenta perché insomma devi imparare a badare la casa. Quella frase così dura, così secca, è stata una sorta di svelamento, quello che dicevo prima, cioè si è aperta una nuova fase di questa storia che sarebbe stata caratterizzata puntualmente da suoi rimproveri, dal suo farmi notare di non essere all'altezza, di essere incapace, di non saper badare a me stessa, di essere di fare un lavoro frivolo, di non essere bella, di non essere capace di crescere un figlio, di aver divorziato perché io sono incapace di avere una relazione sana con le persone, di non so, tutta una sfilza di cose che adesso poi insomma troverete nel libro, ci sono forse un paio di pagine di insulti che mi dedicava.
Questo è un altro passaggio. Tutti noi che abbiamo attraversato dipendenza affettiva, mi sembra di essere all'anonima alcolisti, ma questo in realtà è un buonissimo indizio, perché in fondo la dipendenza affettiva è una dipendenza riconosciuta esattamente come l'alcolismo, come la ludopatia e come tante altre dipendenze. La dipendenza da droga, per esempio. E un altro particolare che ci accomuna tutte, ovviamente, è la consapevolezza a un certo punto di dover uscire da quella storia tossica, pericolosa, dolorosa. Quindi l'idea razionale di avere, insomma, di intraprendere una strada sbagliata, ma allo stesso tempo l'incapacità di uscire da quella relazione, che è un'ossessione. E quindi la perdita costante della propria identità, c'è una svalutazione progressiva di se stessi. C'è una bellissima serie che vi consiglio di vedere, che si chiama Maid. Non so se tu l'hai vista, ma ti piacerebbe, ti conosco, in questo momento, che parla appunto della storia di questa ragazza che vive sostanzialmente una codipendenza, da cui poi si libera. Lui era un alcolista e lei si libera da questa dipendenza. A un certo punto è un percorso molto travagliato, non me lo voglio spoilerare. Lei cerca di guarire da questa dipendenza e a un certo punto finalmente entra in un negozio, che poi è un negozio dentro una casa che accoglie ragazze che appunto hanno vissuto abusi psicologici o fisici, e deve scegliere dei vestiti, perché queste ragazze spesso scappano da casa senza neanche una valigia, prendono magari il loro figlio o due vestiti e se ne vanno, non hanno vestiti. Quindi in queste case accoglienza ci sono addirittura dei finti negozi dove loro possono comprare dei vestiti, con una finta cassiera in cui non pagano, in cui però si sentono di nuovo nel mondo, in cui possono scegliere delle cose per se stesse, non perché qualcuno ordina a queste ragazze cosa devono fare. E quindi lei entra e la finta cassiera, che naturalmente è una dipendente di questo centro accoglienza, le dice: ma qual è il suo colore preferito? E lei non sa rispondere, dice: non me lo ricordo, perché viene da una storia di dipendenza affettiva lunga, in cui è stata abusata psicologicamente, in cui è stata privata anche della libertà di pensare cosa le piacesse fare, cosa le piacesse essere, e non si ricordava neanche più quale fosse il suo colore preferito. E i colori tornano nel mio libro, perché io parlo di questa casa in cui i colori erano proibiti. E Maid mi ha commosso tantissimo, la serie, perché io ho trovato tantissime affinità tra me e lei, benché lei naturalmente sia quasi una senza tetto, insomma viva una situazione molto più estrema della mia. Però ecco, questa casa in cui lui mi impediva di portare i colori, io ero privata della mia identità, tant'è che quando poi sono andata a vivere da sola non me ne sono accorta. E questa è una cosa che mi hanno scritto tante ragazze che hanno sentito il mio podcast, mi hanno scritto: ecco perché la tua casa è piena di colori. E io l'ho realizzato grazie alle persone che mi hanno scritto. Non ho mai pensato che avessi riempito la casa di colori perché lui mi proibiva di portare un vestito colorato, di portare un soprammobile, di portare un quadro. Per lui doveva essere tutto beige, marrone, grigio, no, grigio anche già era una cosa molto azzardata.